Buongiorno a tutti. Presentiamo il primo relatore di oggi, che è il professore associato di Geografia, Fisica e Geomorfologia alla Federico II di Napoli. Si è laureato in Scienze Geologiche alla Federico II, facendo poi ricercatore sia in Geografia Fisica e Geomorfologia presso l'Università degli Studi del Molise di Campobasso, in seguito anche presso l'Università Federico II di Napoli, nell'ambito della quale completa anche una ricerca con il Centro Nazionale di Ricerca, il CNR. E dal 2012 collabora periodicamente con l'Università di Berkeley della California, facendo uno studio comparativo delle aree urbane sia della California che della Campania. Con noi oggi c'è il professor Carlo Donardio, a cui lascio la parola. Grazie Davide, e buonasera a tutti. Ringrazio soprattutto per avermi invitato anche in qualità di socio della Società dei Naturalisti in Napoli, storica società, e a presentare questo seminario per l'ASNU. Io, diciamo, ho accolto questa richiesta e parlerò più che altro degli effetti del cambiamento climatico in atto su alcuni ambienti che sono quelli che ci interessano più da vicino, cioè gli ambienti costieri, i luoghi, le città in cui costiere, in quelle in cui viviamo, e cercherò di mettere insieme argomenti che sembrano apparentemente lontani, ma che sono uniti da un filo conduttore molto sottile, che cercherò di mostrarvi qual è, insomma, in che modo possiamo identificarlo. Ma in cuor nostro sappiamo che c'è un legame tra questi argomenti. La cosa difficile è vederlo. Provo a presentare questa... condividere lo schermo. Si dovrebbe vedere questa presentazione. Se la vedete, datemi un cenno. Sì, si vede. Allora, l'ho intitolata "Che cosa c'entrano inquinamento e rifiuti con il cambiamento climatico? Un punto interrogativo", perché è una domanda che ci poniamo spesso e se la pone anche l'uomo comune. In realtà c'è il filo conduttore. Chi segue i corsi di scienze per la natura e per l'ambiente o anche di ecologia riesce a capire meglio la complessità e quindi il legame che esiste tra questi, tra le forme cosiddette di inquinanti, rifiuti e il cambiamento climatico in atto, aggiungo in atto. Mi presento rapidamente, giusto per far capire quello che faccio, di che cosa mi occupo. Mi occupo di ambienti di transizione, cioè quelli che sono al limite tra la terraferma e le acque, quindi le spiagge, le falesie, le foci fluviali, i laghi, le lagune. E sono coautore di un libro che si chiama La Costa d'Italia, faccio parte dell'AIGEO, che è l'Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia, e anche di un gruppo informale che si chiama MANAS, che è ospitato proprio dalla Società dei Naturalisti in Napoli, e si occupa di studiare dal punto di vista multidisciplinare gli ambienti antropizzati e quelli naturali, e quindi soprattutto i sistemi costieri, le lagune, le spiagge, bacini artificiali e quali sono le influenze che hanno sui sistemi naturali. Come diceva prima Davide, che tra l'altro è stato un mio ottimo allievo, ci tengo a dirlo, lavoro al Dipartimento di Scienze della Terra a Monte Sant'Angelo, però ho una stretta collaborazione ormai da molti anni con il Dipartimento di Architettura del Paesaggio e di Pianificazione Ambientale dell'Università di Berkeley, l'Università della California a Berkeley, perché ci sono varie sedi, ma anche con il Dipartimento di Geologia di Patrasso. Non ho scelto questi posti perché hanno la stessa architettura, perché gli edifici si assomigliano, ma li ho scelti perché sono ambienti, luoghi in clima di tipo mediterraneo, e quindi si coltiva il grano, la vite, l'olivo, e si mangia la pasta con l'olio e si beve il vino, quindi ci sentiamo molto a nostro agio in quello che è un sistema detto morfoclimatico di tipo mediterraneo, che sta cambiando anche a causa dell'uomo, delle interferenze nostre sull'ambiente. Io parto da una semplice formula che ha suscitato enormi critiche, questa che è l'equazione dell'antropocene al numero 1, sembra complicata, ma in realtà è una formula che tiene conto del fatto che il sistema Terra nel tempo è funzione dell'attività antropica prevalentemente, secondo gli autori che hanno descritto questa formula. Ci sono anche altre forzanti che noi possiamo aggiungere o levare tra parentesi, mettendo una virgola dopo la H, che sono le attività antropiche, e cioè le forzanti astronomiche,
quindi i disturbi gravitazionali sostanzialmente, quelle geofisiche, ovvero la tettonica a placche, e la dinamica interna della Terra, che sono praticamente il vulcanismo, le eruzioni vulcaniche e i sismi. Ma perché parliamo di antropocene? Perché è stata istituita questo nuovo periodo geologico, un vero e proprio periodo, e ha l'unico che ha una data di nascita precisa, 16 luglio del 1945, la data in cui è stata fatta deflagrare la prima bomba atomica, una prima bomba atomica nel deserto del New Mexico. E quindi è una data importante perché il fallout, cioè i depositi radioattivi dei polveri, si ritrovano anche nei sedimenti, e questa è una condizione per poter datare le ere, i periodi geologici. Quindi è una formula interessante, ma non funziona. Non funziona perché i matematici l'hanno immediatamente bocciata questa formula, per un motivo molto semplice, che non possiamo parlare di sistema Terra se non conosciamo le variabili che vogliamo rapportare al tempo. Io della Terra posso misurare la biodiversità, la temperatura dell'aria, non so, il contenuto di il tenore di CO2, eccetera, ma non posso parlare di sistema Terra in maniera globale quantificandolo. Quindi la formula per i matematici resta un po' vaga. In realtà però possiamo descriverla in modo diverso, perché l'intenzione di questi due autori, Gaffney e Stephen, nel 2017, era quella di dimostrare che il cambiamento climatico in atto è soprattutto dovuto all'uomo. In realtà noi sappiamo che non è solo così, ci sono anche altri fattori che intervengono, i moti millenari, fattori astronomici e altri. Quindi io invece vorrei parlarvi di questo filo conduttore qui, di questa piccola formuletta che ci dice che la produzione di inquinanti e di rifiuti in un certo senso dà origine anche al cambiamento climatico. Questa è una formula basata sulla logica, sono delle frecce che sono reversibili, e ci dice anche che il cambiamento climatico in atto dipende anche dalla produzione di inquinanti e rifiuti. Vediamo un po' che cos'è un rifiuto, giusto per ricordarlo alla nostra mente. È qualsiasi oggetto di cui il possessore si vuole disfare o abbia deciso di disfarsi o ha l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono normati dalla comunità europea, c'è un codice CER, l'elenco dei rifiuti, e c'è una legge, quella del 97, che dobbiamo rispettare, recepita anche dalla comunità europea. Quando parliamo di inquinamento siamo sempre vaghi, no? Tutti parlano di inquinamento, ma in realtà bisognerebbe definirlo con grande precisione. È un'alterazione chimico-fisica dell'ambiente. L'inquinamento può essere anche naturale, non solo antropico, e coinvolge elementi detti genericamente inquinanti, che sono tantissimi. Può produrre danni temporanei o permanenti all'ambiente, si classifica in base ai luoghi, al sito, alla gente, all'attività, può dare origine anche a patologie, e soprattutto all'ecosistema che ne patisce. Si parla anche spesso di contaminazione, cioè diffusione nell'ambiente o anche negli alimenti di materiali, sostanze e anche microorganismi che possono essere patogeni. L'inquinamento naturale è quello dovuto sostanzialmente alle emissioni gassose nelle zone vulcaniche, quindi gas a base di zolfo, boro, sostanze come il petrolio che può affiorare naturalmente in alcuni alvei fluviali, come quello della Val d'Agri, dove c'è l'affioramento naturale del petrolio. Quindi sono forme di inquinamento naturale, ma di questo non se ne parla quasi. Beh, c'è anche un impatto, un'impronta, e noi possiamo ogni giorno contribuire a lasciare dal punto di vista tecnologico, e l'impatto dell'inquinamento in Italia, quello dello scorso anno, del 2020, per quanto riguarda i rifiuti, è quantificato in circa mezza tonnellata all'anno a testa, a differenza degli Stati Uniti che quasi raggiungono una tonnellata, e il 12% di volume globale dei rifiuti prodotti nel mondo. Però siamo stati bravi, perché nonostante al sud abbiamo prodotto circa il 62% dei rifiuti per l'intero d'Italia dell'intero 2020, siamo riusciti a riciclarne circa il 53%, che non è poco, ma soprattutto materiali quali il vetro, i metalli, la plastica, la carta, un po' meno le plastiche, perché sono tante, come potete osservare anche su questo ambiente costiero urbano. Questa è la spiaggia cosiddetta di Lido Mappatella. Dopo la mareggiata del 28 dicembre del 2020 si è riempita di materia plastico proveniente dal mare, e ha portato al mare da che cosa? Dai fiumi, essenzialmente, dai corsi d'acqua che sfociano lungo la nostra regione, ma arrivano anche da molto lontano questi rifiuti.
L'impronta tecnologica. Beh, quando noi inviamo una mail con una bella fotografia a un amico o un'amica di un mega, in effetti non facciamo altro che produrre, che immettere nell'atmosfera circa 19 grammi di CO2, biossido di carbonio, anidride carbonica, che è la stessa quantità di CO2 immessa per la produzione di un sacchetto di plastica. Quindi noi inquiniamo anche quando ci svaghiamo, anche nel nostro tempo libero, per intenderci. 8 email corrispondono più o meno alla CO2 emessa da un'auto che percorre un chilometro, e un utente internet consuma 2,2 kWh, cioè ogni 3 ore consuma circa 60 watt, quindi in un'ora consumeremo una ventina di watt, ma a testa, quindi bisogna moltiplicarlo per il numero di partecipanti che restano collegati a questa presentazione. Quindi non dobbiamo dimenticarlo, che noi inquiniamo anche nel tempo libero, quando lavoriamo, perché le nostre mail, la nostra consultazione di internet coinvolge dei server che comunque sono sparsi nel mondo, consumano tantissima energia e ne consumano ancora di più perché si riscaldano e devono essere raffreddati. L'energia è prodotta sostanzialmente dalla combustione di idrocarburi, dal gasolio o dalla combustione di carbone, esistono ancora le centrali a carbone, e quindi immissione nell'atmosfera di uno dei vari gas serra. Su questo argomento ci ritorno. Dati sul riscaldamento climatico, beh, ci sono vari rapporti, quello annuario dei dati ambientali, io ne ho riportato qualcuno, quelli più interessanti dal punto, anche se sono di 2-3 anni fa, ma sono molto, molto chiari, molto semplici, sono quelli di IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, o quello dell'ambiente del nostro ministero. Cosa notiamo? Notiamo che a partire dall'inizio degli anni 60, la curva a un certo punto ha avuto un'impennata, qui più o meno attorno agli anni 80, inizio metà anni 80. Questa è la temperatura media sia a scala globale che dell'Italia, quindi con un aumento dall'81 al 2017 di circa un terzo di grado, e l'anomalia di temperatura arriva a 1,20 gradi, 1,30 gradi in più rispetto alla media del periodo. Per quanto riguarda invece la differenza tra la terraferma e l'ambiente marino, partendo dalla fine del 1800, quindi fine 1800, si registra un lieve incremento fino agli inizi degli anni 50 e poi una brusca virata verso l'alto. Questo vale sia per la terraferma che per le temperature che interessano le masse d'acqua, gli oceani, no? Che possono raggiungere valori compresi tra 1 grado e quasi 2 gradi per la terraferma. Qual è l'effetto di questo? Poi vediamo quali sono le cause. L'effetto è che cambiano i venti, cambia la direzione dei venti, perché i venti sono generati dalle differenze bariche di pressione delle masse d'aria, e quindi cambia non solo la frequenza dei venti, ma anche la direzione dei venti. E questo è stato registrato a partire dagli anni 50 in poi, con particolare variazione che si registra a metà degli anni 70. Come visibile in questo diagramma qui. Si vede che le curve praticamente tendono a cambiare direzione, tranne quella della zona, diciamo, del Brindisino, ma le altre, quelle della stazione di Palinuro, ecco, come questa, subisce delle variazioni interessanti. Quindi i venti che erano dominanti fino a metà degli anni 70 e provenivano da nord-ovest, il maestrale, subiscono una variazione brusca, cambiano quasi di un settore e spirano oggi da sud-ovest, da Libeccio, e aumenta anche la loro frequenza. Si vede anche un po' nei diagrammi, degli istogrammi dei venti, qui in basso, ma soprattutto non è tanto questo che è interessante. La cosa, diciamo, più preoccupante è che calano bruscamente le calme di vento. Cioè, il vento non è quasi più calmo, c'è sempre vento. E quindi, poiché il vento genera le mareggiate, vuol dire che il mare è quasi sempre agitato, anche se poco, ma è sempre in movimento. È molto raro trovare mare forza olio completamente piatto, è sempre agitato. E questo che cosa significa? Che il mare spende la propria energia sostanzialmente erodendo le coste, trasportando i sedimenti, quindi causando altri tipi di modifiche naturali all'ambiente. Gli effetti sono l'erosione costiera di questo cambiamento della frequenza e della direzione, dell'intensità e anche della direzione dei venti. La foce del Volturno dal 1876 al 2011 è un classico esempio che viene riportato spesso. Inizialmente la foce era aperta guardando il nord-ovest, perché le foci dei fiumi si orientano
nella stessa direzione da cui provengono le onde del mare, onde generate dai venti, e quindi così riescono a stare in equilibrio. Si chiama jet effect, effetto getto. Se cambia il vento, però, la foce, dopo circa, ci mette 10-15 anni, ci mette un po' di tempo, comincia a ruotare, cambia la propria direzione e poi si adatta al vento dominante. E quindi ecco che nel 1876 la foce guardava nord-ovest. Negli anni successivi, a partire dalla metà degli anni 70, comincia a orientarsi e guarda, anche oggi, oltre ad essere arretrata, guarda sud-ovest. Quindi i sistemi ambientali si adattano a questi cambiamenti dei venti, sostanzialmente delle mareggiate. Poi ci sono anche altri effetti legati all'arretramento, cioè come la costruzione di opere antropiche, la realizzazione di dighe e l'antropizzazione del territorio con la costruzione di interi quartieri che rigidiscono la costa e quindi poi alla fine possono essere inondati. E questi sono alcuni degli effetti che possono essere registrati in questi ambienti, cioè la scomparsa completamente di grandi porzioni di spiaggia o le alluvioni che sono legate poi al cambiamento climatico in atto. Se aumentano i venti, qualcosa influisce anche nel ciclo dell'acqua e vedremo anche come. Però questi effetti si sono già manifestati nel passato. Noi conosciamo alcuni dati interessanti osservando le tracce di, per esempio, delle variazioni del livello del mare sulle coste e sappiamo che nel quaternario negli ultimi 250.000 anni ci sono state almeno 5 grandi glaciazioni che hanno nomi tedeschi. Io qui ho segnato però non solo i grandi abbassamenti del livello del mare dovuti alle glaciazioni, ma anche i picchi alti. Il mare 125.000 anni fa, nel periodo che si chiamava Tirreniano, era 7 metri più alto dell'attuale. Eppure 125.000 anni fa l'uomo non è che colonizzasse tanto il territorio, no? C'era il Neanderthal che cominciava ad approcciarsi nelle nostre zone e ovviamente non c'erano le attività che conosciamo noi oggi, che sono quelle responsabili, anzi direi corresponsabili, del cambiamento climatico in atto, almeno per un'aliquota. Quindi il livello più alto di 7 metri ha lasciato delle tracce che noi possiamo riconoscere lungo le falesie costiere, sono dei solchi, si chiamano solchi di battente, paleosolchi perché sono antichi, e all'interno di questi sono dei fossili che vivevano all'epoca a livello del mare, che possono essere datati, quindi possiamo risalire a queste variazioni del livello del mare. Ma durante una glaciazione il livello del mare si abbassa molto a discapito dell'espansione dei ghiacciai, e durante l'ultima glaciazione, circa con un picco 20.000 anni fa, il livello del mare si è abbassato di 120 metri, cioè dove oggi ci sono 120 metri di profondità, 20.000 anni fa c'era la linea di costa. Da quell'epoca in poi è risalito rapidamente e ancora oggi continua a risalire ad un ritmo che varia da zona a zona, ma intorno ai 3 mm all'anno, che è pochissimo, se ci pensiamo alla scala della vita umana non ce ne accorgiamo, no? Però si tratta di 3 centimetri in 10 anni, 30 centimetri in un secolo, quindi può avere degli effetti significativi nelle zone costiere basse, subpianeggianti, nelle grandi pianure costiere. Vediamo un po' che cosa succede. A partire dal 1700 è costantemente salito il livello del mare, e noi siamo nel 2000, a un certo punto noi possiamo fare altro che proiettare queste curve, ci sono vari tipi di previsioni, una diciamo meno pessimistica come quella a destra, che immagina che il livello del mare risalirà di circa 10-50 centimetri, attenzione, qui sono espressi in millimetri, mentre qui sono espressi in metri. Una un po' più pessimistica che considera che a tale ritmo il livello del mare sarà più alto nel 2100 di circa 1,20-1,30 m, che non è poco. Quindi con la possibilità di scomparsa di ambienti molto delicati, come le isole, per esempio, le isole tropicali, quelle basse sul livello del mare. Poi c'è anche il contributo dell'uomo. L'isola di calore urbana è un fenomeno ormai ben noto, interessa gran parte delle megalopoli che sono diffuse soprattutto nel nostro emisfero, nell'emisfero settentrionale del globo terrestre, dove esistono grandi città con milioni di abitanti e estese aree industriali. Beh, queste producono calore in un certo senso, perché il materiale impermeabilizzato degli asfalti, del concreto, del cemento e la scarsità di vegetazione fa sì che
ci sia una grande reimmissione nell'atmosfera di aria calda. E questo può determinare un aumento dell'aria nelle zone urbane che varia da mezzo grado fino a 5 gradi centigradi. Quindi contribuisce con un'aliquota significativa al riscaldamento climatico globale, perché le megalopoli nel mondo, pensate a Pechino, anche Tokyo, New York, ma anche la stessa città di Napoli, che non è una megalopoli ma è una città estesa, contribuiscono nell'insieme a riscaldare la zona in cui c'è una densità di insediamento molto elevata. Però procedendo poi dalla zona urbana verso le zone rurali periferiche diminuisce molto la temperatura e quindi raggiunge quelle che sono le temperature medie comunemente registrate nel corso delle decadi. Questo però contribuisce anche a un fenomeno interessante, cioè alla aridità, perché ci possono essere dei periodi più siccitosi, piove di meno, o più piovosi, con precipitazioni più intense, ma quello di cui dobbiamo preoccuparci è l'aridità, cioè le temperature elevate che si aggiungono a periodi, per esempio, di siccità. Quindi quando le temperature superano i 35 gradi, e spesso sta accadendo nei periodi fra giugno e ottobre, in climi di tipo mediterraneo, questo potrebbe cambiare il nostro sistema climatico, che è di tipo mediterraneo, in un sistema di tipo predesertico. Già sta succedendo in alcune zone d'Italia, nella Sicilia meridionale, in alcune parti della Basilicata ionica e della Puglia e della Calabria ionica, si stanno verificando condizioni tipiche di aree predesertiche e quindi dobbiamo cominciare a preoccuparci. Cambia anche le caratteristiche del ciclo dell'acqua, la quantità di pioggia all'anno è diminuita, ma sono aumentati gli scrosci, cioè i temporali, della durata di 1-3 ore, soprattutto nel periodo fra settembre e novembre. Quindi questo che cosa ha comportato? Che c'è un'influenza anche con le caratteristiche nelle zone urbane microclimatiche, quindi l'aridità con l'isola di calore urbano e gli scrosci determinano in alcune caratteristiche aree urbane lo smog, cioè smoke più fog, l'inquinamento dell'aria che ha anche degli effetti dannosi per le strutture, per i monumenti, a cui si aggiunge ovviamente anche l'immissione di gas e di particolato, di sostanze cosiddette inquinanti che provengono dalle industrie, dalle emissioni delle industrie. Quindi questo interferisce col ciclo dell'acqua, col ciclo idrologico. No, quindi alla evaporazione per l'aumento della temperatura media della troposfera, della parte bassa dell'atmosfera in cui noi viviamo, corrisponde un aumento della condensazione, una certa quantità di acqua poi precipita al suolo, dilava la superficie creando i corsi d'acqua, una liquida permea nel sottosuolo, ma tutto quello che incontra lo trascina attraverso i fiumi in mare, quindi anche gli inquinanti che sono stati emessi dalle aree industriali o quelli che in un certo senso riguardano le zone urbane. Il fenomeno è ben noto perché si determina un riscaldamento della superficie del mare che dall'82 ha fatto registrare aumenti fino a un grado 1,3 gradi centigradi. Non è poco, perché cosa succede? Questo interferisce proprio con il ciclo idrologico e l'aumento della temperatura delle acque superficiali del mare oltre a, in un certo senso, a favorire l'ingresso delle cosiddette specie aliene, cioè di organismi animali e vegetali che entrano da Gibilterra o dal Mar Rosso e vivono bene, si adattano al nostro Mediterraneo, determina soprattutto una formazione di condensazione di nuvole e la genesi di fulmini, nuvola e nuvola terra, che possono originare dei temporali e quindi questi hanno gli effetti al suolo perniciosi, pericolosi, cioè le alluvioni. In questa mappa a destra si vede bene come sono concentrate tutte le alluvioni con danni anche vittime, a partire dal 2000 al 2018, quali sono le zone in cui più frequentemente si manifestano. E i colori gialli, in giallo, rappresentano invece le fulminazioni, cioè i fulmini. Guardate nel 2014, che è considerato uno degli anni caldi, quante alluvioni si sono manifestate nella zona dell'Italia settentrionale, in Liguria in particolare. Anche in questo momento, se clicco su questo link, posso osservare le fulminazioni in atto.
Quindi l'inquinamento interagisce con il ciclo idrologico e gli ossidi di zolfo e azoto che sono immessi dalle aree industriali si combinano con l'acqua, le particelle d'acqua, le goccioline delle nubi, danno origine quindi agli acidi solforico e nitrico che sono dannosi per le colture, per le foreste, per la vegetazione, picchiettano le foglie, fanno sì che queste piante e questi alberi non possano più espletare la sintesi clorofilliana, ma soprattutto inquinano le acque e quindi danno origine anche a reazioni chimico-fisiche che sono in un certo senso dannose per l'ambiente, ma anche per noi che siamo dei fruitori dell'ambiente. Vi riporto un caso studio, quello del Golfo di Pozzuoli, dal punto di vista geologico è caratterizzato da rocce prevalentemente piroclastiche, cioè vulcaniche, e il resto sono zone caratterizzate da altri tipi di rocce, i colori indicano ovviamente l'età e il tipo di roccia, il grigio sono le rocce piroclastiche recenti. Ma il Golfo di Pozzuoli è conosciuto fin dall'antichità perché è molto bello a causa della sua elevata variabilità morfologica. Ci sono laghi vulcanici, crateri, un'area vulcanica attiva, come quello di Monte Nuovo, della Solfatara, vi sono emergenze, rovine archeologiche, il Tempio di Serapide, che poi era il macellum e il mercato romano, fenomeni anche pericolosi come le frane, ruderi archeologici sommersi per il fenomeno del bradisismo, e poi una serie di aree, il parco archeologico sommerso di Baia, l'area, il sito di interesse nazionale da bonificare di Bagnoli, e poi una zona che è il terrazzo marino della Stazza, che è molto interessante per i geologi perché era un fondo marino di circa 40 metri di profondità che oggi si trova sollevato a 30 metri al di sopra del livello del mare, e il sollevamento è avvenuto in circa 9.000 anni, quindi molto interessante dal punto di vista geologico. L'unica chiave, il comune denominatore in questa zona fin dall'epoca romana è stata l'attività di pesca e la molluschicoltura e l'itticoltura che ancora si pratica in questa zona. Ma a noi interessa soprattutto l'area ex industriale di Bagnoli, dove per circa un secolo c'è stata l'industria, prima l'Ilva e poi l'Italsider, le acciaierie, l'industria siderurgica. Come potete osservare, la zona è caratterizzata da moltissimi edifici vulcanici, sono circa una cinquantina se consideriamo anche quelli sommersi, ed è una zona attiva. Ma io mi soffermerò solo su quest'area qui, quella in particolare che interessa il pontile nord di Bagnoli, dove oggi c'è una bellissima passeggiata che consiglio di fare appena possibile, ovviamente. L'intera zona è caratterizzata quindi, come dicevo, da ruderi sommersi, ma anche da rocce molto particolari, che non sono antiche, sono rocce che hanno meno di un secolo. Sono delle arenarie dal punto di vista, diciamo, ricordano la sabbia cementata, ma sono artificiali, sono state prodotte dall'uomo che ha riversato in mare gli scarti della lavorazione industriale, cioè la ganga e la loppa d'alto forno, che dovrebbero essere inerti, ma in realtà contengono molti inquinanti, e poi anche polvere di carbone che veniva utilizzato per temperare l'acciaio dei binari che venivano prodotti dall'impianto siderurgico, e anche ghiaia. Quindi questo materiale, un po' col termalismo presente sui fondali del Golfo di Pozzuoli, dopo un po' si è cementato, quindi ha dato origine a una roccia che però ha meno di 100 anni ed è artificiale, non è naturale. Quindi questo ci deve far riflettere. Tra l'altro si spacca, dopo un po' di tempo, per opera del moto ondoso, delle correnti marine, ed è anche crea delle nicchie in cui vivono un sacco di organismi marini. Qui c'è un ambiente veramente interessante da vedere. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei prelievi di campioni di sedimento dal fondo del mare, quindi con i laureandi, i tirocinanti, gli studenti di geologia, di scienze naturali. Abbiamo raccolto i campioni, li abbiamo analizzati in laboratorio, dal punto di vista chimico-fisico, chimico-ambientale e anche sedimentologico, e alla fine con una formuletta che sembra complessa, ma in realtà è una formula che tiene conto un po' della statistica dal punto di vista della moda, delle caratteristiche dei sedimenti, siamo stati in grado di ricostruire il percorso che questi sedimenti effettuano sui fondali marini. Ma poiché ai sedimenti più fini si legano anche gli inquinanti, e cioè i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici, quelli che sono stati immessi nell'atmosfera dalle industrie, beh, vuol dire che conoscendo il percorso di questi sedimenti possiamo anche scoprire, individuare le zone in cui si accumulano
gli inquinanti che si legano ai sedimenti. E così è stato. Abbiamo ricostruito delle mappe in cui ci sono vi è la dispersione e l'accumulo di questi inquinanti. In particolare quelli tra questi ci sono i metalli pesanti, l'arsenico, il cadmio, il cromo, il rame, il piombo. Vedete, il rosso indica una maggior tenore, maggior quantità di inquinanti. E questo è il mercurio, questo è il piombo e questo è lo zinco. E guarda caso sono tutti molto diffusi, soprattutto nella zona antistante l'ex area industriale, quel pontile di cui vi avevo parlato prima. Molte di queste sostanze ovviamente sono tossiche, sono benefiche per il nostro organismo, soprattutto il mercurio, che può intaccare il sistema nervoso. C'è un caso molto famoso, che è il caso di Minamata. In Giappone i pesci si nutrivano i gatti si nutrivano di pesci che avevano accumulato il mercurio e praticamente si gettavano in mare, tentavano di suicidarsi perché avevano o sbattevano la testa contro degli oggetti, contro i muri, perché avevano il sistema nervoso completamente intossicato. E mercurio fu trovato anche nei capelli dei pescatori, fortunatamente in quantità molto piccole da non arrecare danni eccessivi. Quindi piombo, il mercurio, il nickel e lo zinco e tutti gli altri sono tutti metalli pesanti che superano i limiti previsti dalla legge italiana. L'arsenico è geogenico, cioè lo troviamo comunemente diffuso nelle rocce vulcaniche di questa zona, quindi sotto questo punto di vista ce l'aspettavamo, ma gli altri invece sono estremamente concentrati in queste zone. E che cosa c'entra questo? Questa forma di inquinamento con il cambiamento climatico e anche con la produzione di rifiuti, come può influire? Attraverso lo studio delle zone in cui si accumulano questi inquinanti prodotti dall'uomo, quindi la costruzione di carte geomorfologiche come questa, abbiamo visto che gli inquinanti stazionano per molto tempo a basse profondità, tra i 10 e i 40 metri, però poi vengono trasportati a profondità maggiori attraverso delle valli sottomarine. Questa è quella di Bagnoli, quest'altra valle sottomarina qui, è la valle di Epitaffio. E poi si accumulano proprio in questa zona, si disperdono in questa zona qui, a 80-100 metri di profondità, che è una zona in cui si effettua la pesca. Il Golfo di Pozzuoli è famoso per questi aspetti legati alla pesca. Allora abbiamo voluto fare un esperimento per capire a che punto questi inquinanti potessero in un certo senso interagire con la catena trofica, cioè con la catena alimentare. Quindi abbiamo prelevato in tre punti del pontile nord dei campioni di Mytilus gallo provincialis, che è la comune cozza, è un mollusco che filtra circa una quindicina di litri di acqua al giorno. Li abbiamo prelevati a un metro di profondità a distanze differenti dalla costa, da circa 300 fino a 700 metri. Proprio in una zona in cui il fondo è molto inquinato. Vi ho detto prima che è aumentata la frequenza e l'intensità dei venti. Se aumenta la frequenza e l'intensità dei venti, i venti generano più mareggiate e infatti la frequenza delle mareggiate è passata da 1, 2 all'anno fino a 3, 5 all'anno. Intendo mareggiate in grado di mobilizzare il sedimento e quindi di riportare in sospensione materiale fine contenente anche inquinanti. Una volta che questo sedimento, tra circa 8 metri di profondità e la linea di costa, viene riportato in sospensione e gli inquinanti si distribuiscono di nuovo nell'acqua, l'acqua viene filtrata dal mollusco, dalla cozza, e quindi l'inquinante viene accumulato. E infatti queste cozze presentavano un apparato digerente, che poi è una sorta di ghiandola, deformato, e anche una notevole quantità di idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti all'interno dei loro tessuti. Quindi, di fatto, avevano bioaccumulato nella loro vita, seppur breve, una discreta quantità di inquinanti. Quindi quello che voglio dirvi, che cosa succede? Che il cambiamento climatico in atto, con l'aumento della frequenza delle mareggiate, in zone in cui già esistono dei problemi legati all'inquinamento, può far rientrare nella catena trofica, nella catena alimentare, gli inquinanti che noi abbiamo immesso nell'ambiente. Poiché noi siamo al vertice di questa catena e non rinunciamo allo spaghetto con le cozze, non dobbiamo mai rinunciarci, in un certo senso bioaccumuliamo quello che già è stato bioaccumulato da altri organismi. Quindi anche gli organismi che vivono a 80-100 metri di profondità, i fossori, quelli che vivono all'interno del sedimento,
e che sono detritivori, accumulano gli inquinanti, sono a loro volta preda di molluschi, di crostacei, a loro volta preda di pesci e così via. Noi siamo i consumatori finali, quindi in un certo senso possiamo accumulare una certa quantità di inquinanti che avevamo immesso nell'ambiente un secolo fa, negli ultimi 100 anni. Quindi di questo dobbiamo essere coscienti. In sintesi, sto quasi concludendo il mio intervento, che cosa è successo negli ultimi 100 anni? Vediamo un po'. Allora, innanzitutto sono diminuiti gli apporti di sedimenti dai fiumi al mare. Quindi questa è una cosa da tenere presente, a partire dagli anni 50. I venti sono cambiati, sia come direzione che come frequenza e intensità, le assenze di calme di vento, anche queste sono variate, praticamente non c'è quasi più la calma di vento, sono calate fino al 10-15% a partire dalla fine degli anni 70, la pioggia è diminuita negli ultimi 100 anni, però sono aumentati i temporali che hanno una grande capacità di erosione del suolo nudo e quindi di trasportare all'interno dei fiumi, poi in mare, qualsiasi cosa sia presente sulla superficie delle aree urbane e del territorio, quindi anche gli inquinanti, e sono anche aumentate le mareggiate e le alluvioni. Tutto questo ha determinato una intensa erosione costiera a partire da metà degli anni 50, poi si aggiunge a questo anche la subsidenza, l'abbassamento del suolo, legato a fenomeni per la presenza del peso proprio delle città sul territorio costiero, e soprattutto le fonti di inquinamento sono aumentate a partire dall'inizio del secolo scorso, del 1900. A tutto ciò, tutti questi fenomeni che sono strettamente concatenati tra di loro, si aggiunge il fatto che noi siamo in una transizione climatica, si parla di crisi climatiche quando c'è un cambiamento climatico in atto. In questo momento noi stiamo vivendo una crisi climatica caldo-arida, però passeremo nelle prossime decadi ad una crisi climatica freddo-umida, quindi aumenteranno i processi di erosione e quindi anche il rischio per le aree urbane, per le aree costiere in particolare. Siamo fortunati perché stiamo vivendo in un picco caldo all'interno di un'estesa glaciazione, così pensano i geologi. Noi in realtà non ce ne accorgiamo, ma stiamo vivendo in una fase calda, piccola fase calda, che durerà 40-50 anni, all'interno di una glaciazione che è estesa, molto estesa. Qual è la strategia che dobbiamo adottare? Beh, innanzitutto dobbiamo considerare l'ambiente nel suo sistema complesso, nel suo insieme. Dobbiamo considerare, come dicevano i latini, il flumen unicum, cioè il bacino idrografico in cui scorrono le acque e trasportano sedimenti, con tutto il loro carico di inquinanti e anche di materiale di plastiche, in mare, che non termini alla foce, ma che prosegua anche nell'ambiente sottomarino, perché la dinamica è strettamente connessa, quindi all'interno di quella che noi chiamiamo unità fisiografica costiera, un grande golfo, una grande baia, in cui i fiumi sfociano, e quindi considerare anche l'ambiente marino, l'ambiente sottomarino, e soprattutto come si desume dall'ultimo rapporto dell'IPCC, considerare anche le città costiere a rischio e soprattutto le isole, che sono molto interessate da questi fenomeni di cambiamento climatico in atto e anche di inquinamento. Poi dobbiamo fare uno sforzo di rinaturazione di questi ambienti fluviali e costieri, uno sforzo anche economico, ma soprattutto culturale, lo vedremo tra un poco, recuperare gli invasi artificiali, cioè gli ambienti, le dighe, perché raccolgono una notevole quantità di sedimento che non raggiunge più il mare, ma raccolgono anche gli inquinanti. E le dighe sono, quei bacini artificiali sono dei grandi produttori di uno dei gas serra, in particolare di metano, che ha una capacità di impatto del discorso del riscaldamento climatico che è circa 25 volte superiore a quello dell'anidride carbonica, della CO2. Quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. E poi soprattutto emanare nuove norme ambientali e farle rispettare. Quindi in sintesi, gli elementi naturali che noi oggi troviamo sulle spiagge sono noti, no? Frammenti di molluschi, di organismi marini, bioclasti, minerali, le pomici se siamo in zone vulcaniche, ma anche detriti vegetali, semi, ramagli, eccetera. A questi poi si aggiungono i materiali che abbiamo prodotto noi, materiali da costruzione, metalli, plastiche, vetro e inquinanti di vario tipo. Quindi dobbiamo avere il coraggio non solo di fotografare le spiagge in questo modo, ma di vederle come realmente sono, cioè anche con la loro forma
di inquinanti anche macro che sono presenti in questi ambienti. Che cosa possiamo fare? Beh, le conclusioni sono ben chiare e soprattutto la COP26, Act for Climate, che sarà tra poco, diciamo, oggetto anche della discussione, riporta dei suggerimenti interessanti. La regola delle 4R, fino a qualche anno fa erano 3, poi se ne è aggiunta una quarta. Cioè riduzione degli imballaggi, riutilizzo del prodotto, recupero del rifiuto e riciclo del materiale. Dare nuova vita a questi nostri prodotti di cui ci disfiamo. E mitigazione, cioè contrastare gli effetti del cambiamento climatico con interventi per ridurre i gas serra. Attenzione, qui una piccola precisazione. L'effetto serra è importante perché mitiga la temperatura della media della troposfera, dell'aria che noi respiriamo, di tutto il globo, che è circa 15 gradi. Altrimenti, senza l'effetto serra naturale, la temperatura sarebbe di circa meno 19 gradi centigradi, temperatura media, che non è buono, ovviamente, non sarebbe. Però parlare di riduzione dei gas serra non significa limitarsi solo alla CO2. Esistono tanti altri gas serra. Prima vi ho parlato del metano, ma esiste anche SF6, l'esafluoruro di zolfo, che ha un impatto che è oltre 20.000 volte maggiore rispetto a quello della CO2. Esiste anche il protossido di azoto, no? Che è il cosiddetto gas esilarante, che ha un impatto che è circa 300 volte maggiore della CO2. Questi vengono utilizzati dall'industria per produrre combustibili per i razzi, anche per le competizioni automobilistiche, o ancora per trattare metalli come l'alluminio, il magnesio. Quindi sono utilizzati. Poi c'è il vapor d'acqua, e quindi il riscaldamento climatico con l'aumento dell'evaporazione, i cambiamenti che avvengono anche all'interno del ciclo idrologico, porta nell'atmosfera una maggior quantità di vapor d'acqua, e quindi questo innesca ulteriormente una certa aliquota di effetto serra. Esistono poi tanti interventi, io ne ho elencato solo qualcuno qui, però è questa la direzione che sta prendendo anche il decreto clima, che è un decreto ormai prossimo alla promulgazione da parte dell'Italia, cioè tutti gli incentivi per ridurre gli imballaggi, acquistare prodotti sfusi, e questo lo sappiamo, nei supermercati, riforestare le aree urbane per lo stoccaggio della CO2, ma si punta solo alla CO2, mentre le altre grandi quantità di gas serra prodotte dalle industrie, e quindi l'SF6, l'NO2 e così via, l'N2O e così via, non vengono considerate. Quindi vanno considerate anche quelli, anche il metano, viene utilizzato nelle nostre cucine. Quindi sono tutti gas che contribuiscono al riscaldamento climatico in atto, anche se con aliquote ridotte rispetto agli altri gas. Quindi poi le agevolazioni per la mobilità sostenibile, quindi anche l'utilizzo delle auto elettriche. L'importante è capire bene come viene prodotta questa energia elettrica, perché se l'energia elettrica viene prodotta da centrali che utilizzano come combustibile il gasolio o peggio il carbone, non va bene, è ovvio, no? E poi anche la valorizzazione dei rifiuti attraverso l'economia circolare, cioè il riutilizzo dei rifiuti con una loro seconda o terza vita. Pensate per esempio alla carta, che può essere riciclata e riutilizzata, sebbene non con le stesse caratteristiche del prodotto iniziale. Non può essere utilizzata per gli alimenti, ma per altri scopi. Quindi qui sotto potremmo anche leggere una serie di interventi che riguardano la bioarchitettura, l'ingegneria naturalistica, la geologia ambientale, la legislazione e tutela dell'ambiente, ma in realtà solo se consideriamo nella sua complessità l'ambiente in cui viviamo, quindi dal punto di vista ecologico, direi ecosistemico, possiamo comprendere che ogni perturbazione che noi arrechiamo ovviamente determina un cambiamento delle condizioni, delle componenti ambientali contigue, sia dal punto di vista fisico che biologico, ma soprattutto anche antropico, perché noi viviamo in questo sistema, no? Quindi questi sono i suggerimenti che posso dare in conclusione, è quello di non focalizzarsi solo sulla CO2 di produzione antropica, ma anche sugli altri gas serra, e poi soprattutto con regole che possono essere regole di rispetto per l'ambiente, conducendo anche una vita più frugale, non nel senso di povera, ma rispettosa dell'ambiente, quindi senza sprechi, quindi considerando quali sono le caratteristiche del territorio in cui viviamo, la conoscenza e l'approfondimento del nostro paesaggio,
e dobbiamo preservarlo, ovviamente. Siamo già ad un punto difficile, però credo che le azioni che sono state intraprese possano contribuire almeno a rallentare il processo e a contenere la temperatura media dell'atmosfera, della parte bassa della troposfera, entro quel tetto di un grado e mezzo che è, diciamo, accessibile. Tenete presente che quando nel passato c'è stato l'innalzamento del livello del mare a più 7 metri, la temperatura era aumentata di circa 3-4 gradi per cause prevalentemente astronomiche legate ai moti millenari. Quindi 3-4 gradi significa uno scioglimento notevole dei ghiacciai, e quindi poi è difficile, però poi in seguito l'alternanza climatica ha determinato di nuovo un abbassamento del livello del mare. Adesso siamo in una fase di sollevamento, di innalzamento del livello del mare, a cui ovviamente alle componenti naturali, alle forzanti naturali, si aggiunge anche l'aliquota legata alle attività antropiche. Quindi si tratta di fare un cambiamento anche culturale, quindi passare da azioni di intervento legate sostanzialmente alla resistenza, cioè quindi rigide, passive, invece a condizioni di adattività, che sono basate sulla resilienza, cioè adattarsi ai cambiamenti in atto, cercando ovviamente di non incrementarli. Quindi questo è il suggerimento che posso dare, è semplicemente guardarsi anche meglio quali sono gli effetti, ma soprattutto anche quali sono le cause del cambiamento climatico in atto. E mi fermo qui. Chi volesse avere notizie o ancora informazioni, vi può scrivere. Lascerò poi questo materiale ovviamente a Davide Vitale e agli altri soci della ASNU. Tanto il video sarà proiettato su YouTube, quindi sarà conservato su YouTube. Qualsiasi modo possono tornarsi a vedere la conferenza. Allora, la ringrazio tantissimo, soprattutto per averci spiegato per bene come è complessa questa rete che contempla sia l'inquinamento che il riscaldamento globale. E prima di porre le domande da parte dei nostri fruitori, le volevo chiedere, rompo io il ghiaccio, una domanda che mi è venuta ascoltandola. Noi sappiamo che le spiagge in questo momento sono in forte erosione. Secondo alcune ricerche, quasi il 90% delle spiagge del mondo è in forte erosione. Come si sposa questo con, per esempio, con la questione che ha detto lei dei scrosci e quindi, per esempio, della maggiore erosione e del trasporto all'interno dei fiumi? Come si sposano queste due condizioni? Si sposano e si collegano perché è cambiata la qualità della pioggia. Non esistono quasi più pioggerelle fini che durano 2-3 giorni con gocce di piccolo diametro. Adesso gli scrosci, i temporali, hanno gocce di grande diametro, 4-5 mm, sono intense. Quindi l'acqua che si riversa al suolo non riesce a percolare attraverso il suolo, ma lo erode, dà origine alla splash erosion, erode il suolo e viene immediatamente trasportata verso valle, e quindi questo determina uno dei primi problemi che si manifestano. L'erosione delle spiagge poi è legata anche al fatto che non ci sono più sedimenti che vengono trasportati attraverso i fiumi, perché ci sono molti fiumi che hanno più di una diga, quasi tutti i fiumi hanno una o sono multidiga. Se pensate a grandi fiumi nel mondo, quindi i sedimenti vengono intrappolati nella diga, e quando si dragano dalla diga, per legge dovrebbero finire nelle discariche di inerti, non vengono più riutilizzati per rifascimento, e quindi il corso d'acqua a valle della diga perde la connettività, non c'è più connettività tra l'ambiente fluviale a monte e l'ambiente fluviale a valle, che resta praticamente quasi a secca per la maggior parte. Questo processo poi altera anche quello che sono gli habitat marini costieri. Perché tra l'altro il materiale più fine viene fatto passare attraverso i bypass delle dighe, quindi raggiunge la foce, invece quello che dovrebbe raggiungere la foce sono le sabbie, che danno origine poi a spiagge, no? Ma in quanto apportate dalle correnti e dalle onde del mare. Ma arriva solo materiale fine, quindi molte spiagge stanno sparendo e sono sostituite da materiali molto sottili, cioè dal limo, dall'argilla, che sono facilmente erodibili. Quindi questo cambia anche poi tutto gli habitat dei fondi mobili,
cioè dei fondali marini che da sabbiosi diventano sempre più fangosi, e poi comporta tutta una serie di interventi. Cambiano le specie, quindi il cambiamento climatico contribuisce anche su questo. Cioè, ci sono giunte varie domande. Allora, da Facebook ci scrivono: come questi cambiamenti ambientali possono influenzare la qualità e la quantità di acqua potabile? Questa è una bellissima domanda. Questa è una domanda interessante. Possono senz'altro cambiare la quantità di acqua, l'acqua potabile. Già è una riserva importantissima che si sta depauperando notevolmente, e soprattutto le falde acquifere si stanno abbassando molto, perché il cambiamento climatico indubbiamente e anche l'approvvigionamento idrico, quindi il sovraimmungimento delle acque, sta causando un abbassamento di molte falde acquifere dolcicole. Quindi questo determina pure un innalzamento della falda salina e la miscelazione delle acque negli ambienti costieri, che diventano acque salmastre, che sono difficilmente utilizzabili. Sì, questo ci porterà in futuro a spendere più soldi per desalinizzarle, essenzialmente. Poi, tra l'altro, lo scioglimento dei ghiacciai, che tra l'altro non funziona nemmeno in modo uguale tra i due emisferi, da noi si sciolgono più facilmente rispetto all'emisfero meridionale, dove ci sono anche dei ghiacciai in avanzamento. C'è uno sfasamento di circa 2.000-3.000 anni dal punto di vista dello scioglimento dei ghiacciai. Quindi questo anche registrato dal punto di vista geologico. Questo scioglimento dei ghiacciai comporta anche una variazione, comporterà sempre più una variazione della salinità dei mari e della temperatura dei mari. Quindi il sistema Terra cerca in qualche modo di reagire con un feedback che è difficile da valutare a scala globale. Non sono fenomeni complessi. Noi riusciamo a avere una buona lettura, diciamo, una scala locale, regionale, ma a scala globale non è semplice. Un'altra domanda che ci pongono è: lo spianamento delle dune dovute dall'uomo influenza questo discorso? Cioè, in che maniera può essere spiegato semplicemente il fatto che levando le dune comunque abbassiamo la spiaggia quasi a livello del mare, favorendo l'impressione marina? I primi che hanno cominciato a utilizzare le dune per costruire le strade sono stati i romani, no? Con la via Erculea, hanno spianato la sommità della duna perché è rilevata rispetto al paesaggio circostante. Spesso il paesaggio circostante era caratterizzato da ambienti palustri, e quindi la duna, che è fatta di sabbia ed è colonizzata dalla macchia mediterranea, era comoda. E poi noi abbiamo continuato a fare questo anche negli anni 50-60. Però la duna è un importante serbatoio non solo di sabbia, nel caso di fenomeni erosivi, per la spiaggia, perché fornisce, in un certo senso, tampona i fenomeni erosivi quando ci sono degli arretramenti spinti della spiaggia, ma è anche un importante serbatoio di acqua dolce. Quindi, se noi eliminiamo la duna, o con la realizzazione di opere che la irrigidiscono, oppure anche perché è stata utilizzata in passato la sabbia per scopi legati all'edilizia, ovviamente facciamo un danno notevole all'ambiente costiero, che è un ambiente formato da un sistema laguna, duna, spiaggia. Se viene a mancare la duna, anche la laguna può essere invasa dal mare durante le mareggiate più eccezionali. È una zona umida, sono zone umide di interesse internazionale, con una biodiversità incredibile, sosta per l'avifauna, quindi è inutile che lo dico ai naturalisti. Bisogna preservare la duna per far sì che sia la spiaggia che i retrostanti ambienti umidi possano vengano conservati. Un'altra domanda: esistono provvedimenti utili per prevenire che le zone costiere vengano sommerse a causa dell'innalzamento del mare? Cioè, al di là dei classici frangiflutti che noi troviamo? Sì, ci sono soprattutto dei progetti norvegesi, ma anche dell'Università della California, che prevedono la possibilità della sommersione temporanea di aree, sia interessate da escursioni di marea elevate, ma anche dall'innalzamento del mare. Quindi questo fa parte dell'adattività, no? Posso prevedere che alcuni ambienti, soprattutto le zone urbane costiere, periodicamente possono essere invase dalle acque. Esistono, così come esistono per esempio zone di questo tipo nei corsi d'acqua, nei fiumi. Però noi mediterranei, che abbiamo una forte domanda di territorio, una scarsa offerta oramai, non abbiamo mai ragionato in questa direzione.
Quindi è difficile adattarsi in questo senso, ma qualcuno ci sta cominciando a pensarsi. C'è anche da dire, prof, che noi italiani abbiamo anche l'Italia, anche un'altissima biodiversità rispetto a tutto il resto dell'Unione Europea. Quindi è anche più difficile per noi conservarla, sarebbe un dovere, in un certo punto di vista, però questo rende anche più difficile la conservazione. Diciamo che la scelta della conservazione di questi ambienti costieri, per ora, anche se sono stati vari tentativi, ci sono delle tecniche moderne molto interessanti, però è basata soprattutto sulla costruzione di opere di difesa rigide, che ovviamente cambiano tante cose, cambiano anche la morfologia, il disegno della spiaggia, sono brutte da vedere, allora si è provato a metterle in ambiente sottomarino facendole sommerse, eccetera. Però dovete anche pensare che queste opere, se causano, diciamo, dei benefici nell'immediato, nella zona in cui vengono costruite, poi possono determinare degli effetti molto negativi anche a grande distanza. E tra l'altro modificano le caratteristiche dei fondali. Cioè si fornisce un substrato rigido su cui possono attecchire specie che lì non vivevano mai. Per esempio, io ho visto aree dove, dopo anni che hanno costruito delle opere di difesa, si sono arricchite di molluschi, di policheti che non c'erano lì. Le cozze, per esempio, in alcune zone non vivevano e adesso invece le troviamo molto diffuse. Questo che cosa comporta? Anche il cambiamento delle sabbie, perché questi organismi poi si frammentano una volta morti, i gusci di questi organismi, se sono oscuri, si mescolano alle sabbie chiare e danno origine alle sabbie sale e pepe, che sono qualitativamente meno apprezzate dai turisti. Quindi bisogna pensare anche in modo... a 360 gradi, avere una visione di 360 gradi. Quando si fanno questi interventi, non solo, anche i rifacimenti, sono stati apportati materiali di colorazione scura su spiagge che un tempo erano bianche. E ci sono dei casi proprio famosi, uno in Sardegna, la spiaggia del Poetto, quindi con danni enormi per quanto riguarda l'attività turistico-ricreativa, ma anche per l'ambiente. Da noi si realizzano delle opere di difesa in massi lavici o in massi di roccia carbonatica, quelli lavici sono neri, quelle carbonatiche sono di calcare sono chiare, e vengono fatte in zone dove magari ad Ischia, dove esistono rocce prevalentemente laviche, si utilizzano scogliere in calcare bianco, altrove in rocce nere. Cioè bisogna anche, è mancata negli anni anche una direzione da seguire che fosse una direzione corretta dal punto di vista ambientale, perché si opera sempre con la logica dell'emergenza. C'è un danno, devo cercare di riparare, poi vedo. Il poi però è spesso non si manifesta. Diciamo che manca una progettualità futura, una visione futura dell'insieme. Allora, con l'ultima domanda e poi la lasciamo andare. In merito all'utilizzo di batterie che derivano da centrali alimentate da combustibili fossili, il rilascio di gas serra è minore rispetto all'utilizzo diretto di carburanti, per esempio per i mezzi di trasporto in città? E beh, qua bisognerebbe valutare il ciclo di vita del prodotto, cioè da quando è realizzato fino a quando è dismesso, per vedere in effetti qual è la quantità di gas serra, di CO2 poi in particolare, che viene immessa. La sua impronta ecologica, come abbiamo detto. Sì, però se la centrale che produce energia elettrica è una centrale che è basata sulle cosiddette energie alternative, tra cui, attenzione, rientra anche l'energia nucleare, quindi studiamo questa, pensiamo solo all'eolico e al solare, allora in quel caso sì, è ovvio che conviene. La difficoltà però dell'energia elettrica prodotta dalle energie alternative è quella di immagazzinarla, purtroppo va usata subito, perché costa molto immagazzinarla. Quindi io, se ho una piccola batteria, la posso ricaricare utilizzando l'energia alternativa, però ovviamente devo avere un impianto, o devo essere certo che viene ricaricata con un impianto di quel tipo lì. Si sta pensando anche ad altri tipi di energia, per esempio l'utilizzo dell'idrogeno, che è difficile da stoccare, no? Perché è pericoloso ovviamente, sì. È esplosivo. Però leggevo proprio pochi giorni fa su una rivista scientifica che hanno inventato una pasta di idrogeno, cioè fissano il gas con una pasta altamente densa, quindi si possono produrre delle cartucce che possono essere utilizzate come combustibile. Allora, va bene, ma l'idrogeno come lo produco? Quello anche. La catalisi, quindi devo partire dall'acqua, devo scindere le molecole, ci vuole una certa energia, e l'energia per fare questo come viene prodotta? Se viene prodotta dalle centrali a gasolio non va bene. Quindi
vestiamoci dei panni giusti, cioè informiamoci bene, va bene utilizzare l'energia elettrica, noi non possiamo fare più a meno dell'energia elettrica, no? Provate a vivere un giorno senza energia elettrica di qualsiasi tipo, quindi corrente elettrica, telefonino. Ritorniamo al medio. È difficile, guardate che veramente è complicato, però lo sappiamo che questa energia elettrica è prodotta sempre dai combustibili fossili o dal carbone, in alcuni paesi si utilizza ancora il carbone, in Cina per esempio, e questo noi lo dobbiamo sapere, in altri si utilizza l'energia nucleare, e anche lì poi ci sono delle ricadute importanti sull'ambiente per secoli o migliaia di anni, dipende, il caso di Fukushima ci insegna, in Giappone. Va bene, allora professore, io la lascio andare e la ringrazio ancora infinitamente per aver partecipato e per averci spiegato così nel dettaglio tutta la questione che riguarda appunto cambiamenti climatici e inquinanti. È stato un piacere. Spero, rimarrà connesso sicuramente per ascoltare il professor Boe. Tengo molto perché insomma si occupa di ecologia, quindi chi meglio di lui può... Vediamo. Comprendere. È stata voluta l'associazione fra voi due perché proprio non si può distinguere, non si può scegliere l'aspetto geologico dall'aspetto naturale, okay, della biodiversità, sono comunque due caratteri che si intersecano sempre.